Roma, ore 10. Eccolo, buon 2016 a Mister Salvalingua Massimo Persotti. Ciao Max. Buongiorno Francesco. Bentornato. Buongiorno buon a tutti anno. Gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buon anno veramente. Buon anno. Come stai Max? Raccontaci un po'. Abbiamo 12 anni sulle spalle, 750 puntate. Mamma mia, 12 anni, 750 puntate. Comincia a diventare un peso considerevole della nostra amicizia e collaborazione. È vero, molto. Tradizione vuole, Francesco, che a inizio anno cerchiamo un po' di capire attraverso le parole come è andato l'anno appena trascorso. Lo facciamo un po' sempre all'inizio di ogni anno, lo facciamo anche oggi, probabilmente dedicheremo anche la prossima puntata. E da qualche anno ormai il linguista Massimo Arcangeli, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari, promuove attraverso il sito di Repubblica un sondaggio che ha eletto nel 2012 la parola esodato, nel 2013 crisi, nel 2014 selfie e nel 2015 scopriamolo insieme proprio a Massimo Arcangeli, che è oggi nostro ospite. Buongiorno e buon anno anche a lei, professor Arcangeli. Buongiorno. Sveliamo poco per volta la parola del 2015, lo facciamo ascoltando questo breve audio da Sky TG24 del 9 ottobre scorso. Ha visto sulla... che caos, no? No, beh, sulla Terra si sta bene, si sta benissimo nello spazio, si sta naturalmente anche bene sulla Terra. Ci ho messo un po', insomma, a riadattarmi anche da un punto di vista fisico, però adesso mi sento benissimo e in questi giorni, insieme ai miei colleghi di equipaggio, Terry Wirtz e Anton Shkaplerov, stiamo facendo un bel giro per l'Italia a raccontare a tante persone che si sono interessate della nostra missione, la nostra avventura, quindi un bel periodo. La voce, l'abbiamo probabilmente riconosciuta, Samantha Cristoforetti, l'astronauta diventata ormai celebre, e a lei è legata la parola dell'anno. Professor Arcangeli, possiamo proprio usare un'espressione come reginetta dell'anno per la parola del 2015? Beh, in questo caso credo che questa definizione si adatti molto più che in altri. Sì, è stato l'anno di Astro Samantha. Tra l'altro Astro Samantha, che anche l'account Twitter con cui Samantha Cristoforetti ci ha accompagnato ancora prima della sua impresa spaziale. Diciamo che la concorrenza era abbastanza agguerrita quest'anno, sì. Perché davvero il 2015 è stato un anno strapieno di parole intenso. Nuove, ma non solo parole nuove, anche parole importanti. E tuttavia, insomma, sappiamo un pochino com'è andata e potevamo anche prevederlo, perché davvero questa impresa, che è stata un'impresa, è stata accompagnata anche da una capacità di Samantha Cristoforetti di apparire ogni volta proprio al centro dell'attenzione, quindi si è saputa anche gestire come immagine e ci ha accompagnato per tutto il periodo della sua missione nello spazio con interventi quotidiani proprio su Twitter con quell'astro Samantha di Pinocchio. Certo. È curioso in fondo che nella memoria collettiva, quantomeno dei lettori di Repubblica.it, dove il sondaggio è stato promosso, almeno per quanto riguarda il 2015, sia rimasta impressa una parola appunto come astro Samantha, nonostante lei lo accennava, poi scopriamo anche insieme le altre 14 candidate, tra queste vi fossero termini che descrivono fatti, drammi che hanno segnato anche con maggiore incisività, se vogliamo, in taluni casi drammaticità, i 12 mesi che ci siamo lasciati alle spalle. Penso a Daesh, l'acronimo che ormai connota in un certo senso il terrorismo internazionale di matrice islamica, piuttosto che a migrante, fino a Expo. Secondo lei cosa possiamo leggere dietro la scelta del campione di italiani, dietro la scelta di Astro Samantha? Forse si legge anche la volontà, il desiderio, la speranza di voltare pagina. Sì. Perché se noi leggiamo in sequenza le 15 parole anche nelle posizioni che hanno raggiunto, troviamo comunque ai primi posti parole positive. Cioè, Astro Samantha, Expo e migrante. Certo, migrante si lega a tanti drammi che noi conosciamo, però tutto sommato, ecco, quello Stato islamico che ci ha tanto terrorizzato fino a qualche giorno fa, Daesh, si colloca solo in quarta posizione. In quinta c'è Grexit, che ci fa venire e tornare in mente
la crisi economico-finanziaria che ormai ci accompagna da anni, e insomma tutto sommato, dicevo, c'è forse l'idea di voltare pagina, quindi probabilmente di buttarsi alle spalle tanti drammi, tante tragedie che hanno continuato ad accompagnarci anche quest'anno dopo tanti altri anni non facili. Anche il vostro sondaggio in fondo in questi anni hanno proprio fotografato questa realtà, ricordo gli anni del famoso spread, da allora in poi il sondaggio di Repubblica e il suo sondaggio, professor Arcangeli, ha registrato appunto parole come esodato, fino al 2013 l'apice con una triade crisi, decadenza, femminicidio. È proprio il segnale che forse già dallo scorso anno con la prevalenza nei voti toccata appunto da Selfie, è probabilmente il segnale che almeno nelle parole la crisi sta un po' dietro? Sì, certo, dipende anche ovviamente dalla selezione che si fa, anche certo. Quest'anno siamo stati molto attenti comunque a selezionare le parole tenendo conto dei pro e dei contro, no? In termini di possibilità di sentirsi investiti della responsabilità di essere consapevoli di tanti drammi, di tante tragedie che ci hanno accompagnato, ma anche proiettati verso nuovi orizzonti, verso nuove prospettive. E comunque, diciamo, c'erano, come dicevo nel caso di Daesh, anche concorrenti temibili, ma un concorrente temibile poteva essere anche Salvabanche. Un concorrente temibile poteva essere WikiLeaks, cioè ce n'erano di parole che potevano, se non imporsi, collocarsi in una posizione migliore rispetto a quella che hanno raggiunto. Ciò nonostante, al di là del fenomeno di Expo che noi conosciamo, il fatto che si sia imposta una parola senz'altro che è arrivata ai più come Astro Samantha, accompagnata, come dicevo, proprio anche dalla capacità che ha avuto l'astronauta italiana di apparire sempre presente nei suoi interventi quotidiani su Twitter, ecco, questo ha fatto sì che evidentemente, no, tutto il resto passasse in secondo piano, perfino lo Stato Islamico, perfino il terrorismo. E io direi che questa tendenza... Sì, prego, professore. Ecco, no, direi che questa tendenza, come tra l'altro diceva anche lei, che già avevamo registrato l'anno passato con Selfie, potrebbe prolungarsi, e forse dovremmo prolungarla noi, ecco, accompagnando un cammino nuovo di nuove speranze, di nuovi orizzonti, di nuove prospettive dopo anni, davvero tanti tanti anni di crisi e di eventi tragici. Assolutamente, tra l'altro, professore, un termine un po' curioso, possiamo definirla tecnicamente un po' una parola antonomastica, mi corregga poi se sbaglio, un po' come Casanova, cioè una parola che originariamente è un nome proprio, Astro Samantha non proprio lo è, ma è un nome proprio, ma finisce poi col diventare un nome comune assumendo un significato proprio, specifico. Astro Samantha si candida a diventare un po' la parola per definire le astronaute italiane non? Sì, è quello che scrivo anch'io nel mio intervento conclusivo su Repubblica. Sì. Astro Samantha è un po' come Don Chisciotte o come Don Giovanni. Esatto. Una parola di cui certamente anche i dizionari dell'uso corrente dovranno far tesoro, e che certo il modello è astronauta, però in questo caso è come se Samantha Cristoforetti avesse davvero una parola tutta per sé, e questa parola tutta per sé che è Astro Samantha effettivamente potrebbe diventare un modello per tante tante astronaute italiane che, in modo ovviamente da rispecchiare questo personalissimo modello, potrebbero definirsi tutte, essere tutte definite Astro Samantha. Francesco, abbiamo ancora un minuto per una domanda veloce al professor Arcangeli. Ma guarda, i termini sono, sai che sono suggestivi sempre, certo. Insomma, no, sono suggestivi ogni volta, e poi anche dare un voto o comunque segnalare quelli che funzionano di più appassiona anche chi legge, appassiona chi ascolta la radio. Possiamo chiedere al professore anche magari una stranissima, se esiste, una inconsueta, se è successo, defezioni di un termine, cioè un termine che nel 2015 è scomparso invece dal nostro linguaggio. Di termini che scompaiono dal nostro linguaggio ce ne sono tanti ogni anno, perché le parole, come qualunque altra cosa, muoiono altrettanto rapidamente di quanto nascano. Io direi che più che pensare a termini che sono scomparsi nel 2015, dovremmo pensare forse a quei tanti termini che
che fanno parte un po' del nostro retaggio culturale, che si perdono quotidianamente perché vengono usati poco. Faccio un esempio banalissimo che spesso faccio in questi casi. A me piace talvolta utilizzare la parola premura al posto di fretta, perché premura rallenta la fretta. Premura è una parola che sentiamo usare sempre meno, no? Perché tutti ormai siamo presi dalla stramaledetta fretta che conosciamo, però sentir pronunciare e anche veder scritta premura è sempre meno frequente. Ecco, forse dovremmo coltivare queste parole un pochino più, diciamo così, non proprio desuete, ma che rischiano di morire più o meno rapidamente se non le coltiviamo abbastanza. Professore, grazie. È un ottimo consiglio. Professor Massimo Arcangeli, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi, per aver aperto il 2016 e averci raccontato un po' di 2015 attraverso le parole che lo hanno caratterizzato. Grazie ancora e buon anno anche a lei. Grazie a voi, buon anno. Buon anno. Roma, ore 10.